Do il benvenuto alla Presidente del Consiglio. Grazie, un grande applauso. Al Ministro Fitto. Però poi li ringrazio, li ringrazierò dopo nel mio intervento. Volevo ricordare, signor Presidente, noi non stiamo vivendo un bel momento qui in Veneto, non è facile parlare, c'è un sacco di brusio, però devo dire che è doveroso, lo faccio assolutamente col cuore, ricordare Giulia. Non possiamo non ricordare Giulia, una nostra cittadina. Ci stringiamo vicini alla famiglia che ha provato orrore e prova un dolore inimmaginabile. Benvenga a questa idea e saluto i ragazzi di approfittare del network delle scuole per parlare di violenza di genere, per parlare di rispetto della donna, per parlare di tutti questi temi. Però è pur vero che noi adulti non ci possiamo chiamare fuori. È pur vero che dobbiamo fare un lavoro di comunità, un lavoro di squadra, affinché da un lato si identifichino ancora gli ultimi lembi dove c'è qualche cavernicolo che si comporta male con le donne e dall'altro tutti assieme si possa identificare chi ha bisogno di essere curato, perché la storia di molti di questi casi va in questa direzione, della malattia mentale. Facciamo in modo che Giulia non sia derubricata semplicemente come la 105esima vittima. Io ringrazio la Presidente Giorgia Meloni per quello che ha detto, per quello che ha sempre detto, perché lo voglio sottolineare, e so che come persona determinata, noi ci conosciamo da qualche anno, siamo stati anche tre ministri, siamo qui, ex ministri assieme, e so che saprà ancora di più interpretare quello che è il nuovo corso per questo Paese anche rispetto a questo. Grazie Giorgia. E grazie ragazzi per tutto quello che farete. Grazie. Detto questo, allora ringrazio di cuore la Presidente del Consiglio, chi ha seguito l'organizzazione di questa giornata saprà benissimo che la Presidente ha fatto il triplo salto mortale con avvitamento per essere qui. Grazie. Non voglio spazio. Non si tratterà molto, non si trattenerà molto, però grazie di essere qui, è ancora una volta la dimostrazione che con questo governo il Veneto non si sente periferia dell'impero. Un saluto anche al Ministro Nordio, Veneto tra i Veneti, un saluto a tutti i rappresentanti ovviamente del Parlamento, del Governo, un ringraziamento di cuore anche al Ministro Fitto, perché con lui abbiamo fatto tutto il lavoro preparatorio, possiamo dirlo, Ministro, mentre gli altri criticavano, noi lavoravamo e oggi si firma e firmeremo con la Presidente del Consiglio perché c'è stato tutto quello che direbbero gli inglesi un back office, cioè un lavoro fatto con costanza che ci permette oggi di siglare non solo un accordo, ma di dire che oggi è una giornata eccezionale per il Veneto. Stiamo parlando di 607 milioni e 600 mila euro. Possiamo fare 608, no? 400 mila li troveremo da qualche parte. Stiamo parlando di una grande opportunità, stiamo parlando del fatto che con questa firma noi riusciremo ad avere la disponibilità di 607 milioni e 600 mila euro. Parliamo di centinaia di progetti che metteremo a terra, alcuni sono già in cantiere, ma anche l'opportunità per ricordarvi che oltre a tutto questo, di questi 607 milioni avremo una quota di 137 milioni e 900 mila euro che grazie alla visione avuta dal governo e poi messa a terra dal Ministro Fitto riusciremo a cofinanziare il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Sviluppo, il FERS, quindi imprese e scuola. Presidente, qui noi rappresentiamo 20.000 ragazzi in formazione in questa regione, è un caso unico a livello nazionale e che creeranno una leva di ovviamente movimentazione di risorse di 2 miliardi e 200 milioni di euro. Ecco, questo vuol dire firmare accordi seri, vuol dire fare e non chiacchierare. E poi chiudo con una preghiera. Noi abbiamo presentato, Presidente, un
un libro dei sogni, insomma, progetti reali per 2 miliardi e 253 milioni. Noi non amiamo sentir dire che l'Italia non utilizza i fondi comunitari. Ci sono delle realtà in giro per l'Italia che non sanno utilizzare i fondi comunitari. Si dia vita a un overbooking nazionale, si faccia azione di assistenza, di tutoraggio. Noi ci mettiamo a disposizione se qualcuno ha bisogno, però alla fine, piuttosto che rimandarli in Europa, dateli a chi li sa investire. Grazie e buon lavoro a tutti. E grazie veramente di cuore per essere qui. Giorgia Meloni oggi ha una giornata non impegnativa, di più, anzi le auguriamo veramente un buon lavoro e un buon in bocca al lupo. Grazie. Grazie Presidente Zaia. E ora inviterei qui con noi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il suo intervento. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie di essere qui, ce l'abbiamo fatta. Questa è una scena che purtroppo a me capita spesso. Grazie di essere qui, grazie dell'accoglienza, grazie al Presidente Zaia, grazie ai ragazzi per partecipare anche a questo evento. Io penso... lo so, è il destino delle persone basse, mio caro. Penso che sia molto molto importante anche questa iniziativa e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra la formazione e il mondo imprenditoriale. Faccio i complimenti per questo alla Regione Veneto, all'assessore competente. Una bella iniziativa, sono contenta che si svolga qui stamattina la firma di questo accordo tra il Governo nazionale e la Regione Veneto. In apertura voglio dire che sottoscrivo parola per parola il ricordo che il Presidente Zaia ha fatto di Giulia, ma anche la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomeno che continua a essere intollerabile, incredibile, che ha bisogno di essere combattuto a 360 gradi. Una cosa che mi ha reso fiera in queste settimane è stato vedere approvare la legge che il governo ha varato contro la violenza all'unanimità dalle forze politiche, con il contributo di tutte le forze politiche. Credo ci siano materie sulle quali il terreno del confronto e della condivisione debba e possa fare la differenza. Il Parlamento lo ha dimostrato e noi continueremo ad andare avanti. Ci sono anche altre importanti iniziative che portiamo avanti in questi giorni e non ci fermeremo fin quando non si fermerà qualcosa che è incompatibile col nostro presente. Quindi grazie al Presidente Zaia per averlo voluto ricordare. Dopodiché noi siamo qui stamattina per firmare questo importante accordo tra il Governo nazionale e la Regione Veneto, che investe importanti risorse in quello che si chiama tecnicamente accordo di sviluppo e coesione. Però siccome a me, diciamo, io non sono appassionata dei titoli ma dei contenuti, vorrei fare mezzo passo indietro sul lavoro che il governo ha fatto sul tema di questi accordi di coesione. Gli accordi di coesione, anche per tornare a quello che diceva il Presidente Zaia, fanno parte di una delle ampie riforme che questo governo ha portato avanti per invertire la rotta soprattutto sull'utilizzo dei fondi europei. Il Presidente Zaia dice una cosa corretta: non sempre le risorse mancano, a volte le risorse ci sono state ma non si è stati in grado di spenderle. Non riguarda la Regione Veneto, che su questo è stata sempre una regione virtuosa, ha riguardato altre regioni. Noi abbiamo pensato di riformare il fondo di coesione, che è il fondo che serve a finanziare provvedimenti legati allo sviluppo e a combattere i divari tra i territori, in maniera tale da rendere quei fondi finalmente pienamente spendibili. Che cosa significa? Significa, primo, che per spendere questi soldi si fa un accordo, è quello che accade oggi con la Regione Veneto, nel quale le regioni fanno le loro proposte,
ma le proposte devono essere condivise dallo Stato centrale. Perché? Non perché vogliamo essere dirigisti, ma perché vogliamo che le risorse vengano complessivamente spese attorno a una visione che deve essere una visione di sviluppo nazionale. Punto secondo, noi introduciamo una serie di norme che nel caso in cui ci siano lungaggini, lentezze, incapacità di spendere queste risorse, ci consentono di attivare poteri sostitutivi o di far tornare indietro le risorse per fare esattamente quello che diceva il presidente Zai. Dopodiché diamo una mano alle regioni che hanno qualche difficoltà in più con la parte, diciamo, di cofinanziamento di queste risorse e concentriamo queste risorse attraverso i nostri accordi sui provvedimenti prioritari. Cioè, abbiamo visto spesso in passato, Luca, non solo che, diciamo, le risorse non venivano spese, ma che anche quando venivano spese, spesso venivano spese in migliaia di micro progetti che non lasciavano assolutamente niente sul territorio. Questo microfono stamattina, che non lasciavano assolutamente niente sul territorio. Quello che noi abbiamo fatto anche con l'accordo con il Veneto, che è la terza regione in Italia a firmare l'accordo di coesione, è concentrare le risorse su interventi strutturali importanti, pochi, nel senso non dilapidare le risorse in mille rivoli. Allora, l'accordo che firmiamo oggi, grazie al lavoro del presidente Zaia, del ministro Fitto, che pure devo ringraziare perché ha fatto un lavoro assolutamente straordinario su questo e su altro. Dunque, noi stanziamo in tema di sviluppo e coesione 470 milioni di euro. Questi 470 milioni di euro si concentrano su due grandi priorità. Le due grandi priorità sono le infrastrutture particolarmente viarie, quindi decongestionare il traffico, garantire migliori collegamenti con le aree interne, la messa in sicurezza del territorio e quindi, diciamo, il tema ambientale con particolare riferimento al tema della risorsa idrica. Ci sono circa 80 interventi che vengono finanziati, non ve li elenco perché ho il senso della misura, ma sono tutti interventi estremamente importanti per una regione che già è capace di correre, ma con infrastrutture migliori può correre ancora più velocemente. Dopodiché, vi direte, c'è una discrasia tra le risorse che ha citato il presidente Zaia e quelle che sta citando Giorgia Meloni, ma noi a queste risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione aggiungiamo altre risorse che arrivano da altre voci di bilancio, alle quali si aggiunge anche il tema del cofinanziamento e della capacità di attrarre investimenti privati, e alla fine le risorse che mettiamo a disposizione con questo accordo sono complessivamente pari a 678 milioni di euro, anche grazie, diciamo, a tutto quello che riusciamo a mobilitare. Con la quota aggiuntiva rispetto a quello di cui vi ho già parlato, ci occupiamo di interventi sul diritto allo studio, questo interessa ai ragazzi che ci stanno ascoltando, particolarmente per il problema delle residenze degli studenti universitari, ci occupiamo di interventi di riqualificazione urbana, di riqualificazione degli impianti sportivi, di riqualificazione delle strutture di riabilitazione, di cultura, ci sono 35 milioni destinati a sostenere il tessuto produttivo di una regione che è locomotiva d'Italia, a garantire i livelli occupazionali, e quindi tutte queste risorse le mettiamo su fondamentalmente infrastrutture, prevenzione dell'ambiente, lavoro, diritto allo studio, sport, salute, cultura e decoro. Queste sono le priorità sulle quali lavoriamo con questo importante accordo. Lo considero un ulteriore tassello della nostra ottima collaborazione, lo considero il contributo che il governo centrale cerca di dare a una regione che altro non chiede di essere messa in condizione di correre sempre più velocemente, di lavorare sempre più efficacemente, che per questo rappresenta una locomotiva per l'Italia e che noi vogliamo valorizzare come locomotiva dell'Italia. Grazie a tutti, buona giornata, grazie ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro. Per il governo italiano firma il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Per la regione del Veneto
firma il presidente Luca Zaia. Quello con quel cazzo di cavalletto, mi ricordo. Ecco, tira ancora. Chiamiamo anche il ministro Fitto a raggiungere il presidente e il governatore del Veneto. Vi ringraziamo, ringraziamo il presidente Meloni, il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. C'erano, volevo dire, Presidente, sto microfono. C'erano quattro studentesse dell'istituto, ovviamente fanno scuola di formazione, fanno pelletteria, hanno due omaggi, uno per Giorgia Meloni e uno per Ginevra. Eccole qua. Sono le studentesse della scuola della pelle di Chiampo, quindi provincia di Vicenza. Brave. E poi quello di Ginevra resterà incartato perché lo aprirà Ginevra. Grazie ragazze, grazie.